Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Desperados con il secondo video dove vi mostrerò un capitolo, una missione, un livello inedito come mi è stato chiesto da THQ Nordic. Allora, ho giocato la missione subito successiva a quella del treno dove abbiamo avuto modo di conoscere il dottor McCoy, quello che è in grado di avvelenare, di lanciare la borsa. E nel primo capitolo invece avevamo provato, come vi avevo già accennato, solo Cooper e suo figlio. Controllavamo in pratica suo figlio. Nel capitolo 3, che è molto bello perché bisogna uccidere 4 persone in 4 location diverse all'interno di una città, mi ha ricordato molto anche Hitman, perché si può andare ad ascoltare le conversazioni delle altre persone e capire dei modi alternativi per ucciderle anche senza troppo clamore. E ho conosciuto Hector, che è quello che abbiamo visto nel primissimo video, nel trailer che vi ho rilasciato, in grado di fischiare, di mettere la trappola e di uccidere delle persone che hanno la giacca, che in pratica sono quelle un po' più robuste, perché lui ha un'accetta. Ora andiamo, vedete qua, la tenuta di Higgins, che alla fine mi fa pensare che andremo a conoscere la donna, la prima che abbiamo visto. La cosa, diciamo, curiosa è che non ho vinto neanche una stellina, un distintivo, perché in pratica bisognava ucciderli magari 3 contemporaneamente. Ci sono dei sottobiettivi, ma vabbè, adesso iniziamo a giocarci questo. A mezz'ora di galoppo da Flagstone si trova la nuova tenuta del sindaco Higgins, venuto in possesso di una considerevole fortuna dopo alcuni accordi con la David Company. Higgins non ha badato a spese per dotare la sua dimora di tutti i lussi comfort. Ultimamente la tenuta è stata occupata per i preparativi del matrimonio. Il sindaco Higgins, dopo anni di rifiuti, è riuscito finalmente a convincere l'amore della sua vita a sposarlo. A sua insaputa la sposa ha altri piani. Infatti. Tra l'altro la storia, adesso non vi dico nulla perché non voglio spoilerare nulla, però in pratica i due, Hector e Cooper, si sono conosciuti, non vi dico come. Alla fine parlano di questo sindaco per uno scopo loro, che anche a me non hanno detto. Restate tutti fermi per favore, eccolo lì. Mi sa che il sindaco non fa una bella fine, eh? This side is much more state. I'll fetch another plate. Right. How do you like the new dress, sweet pea? It's lovely, darling. Oh, excellent. I want everyone talking about this day for years. Mayor Higgins. Oh, what now? Frank says he's getting impatient. Not now. Stiamo facendo una cosa importante, è la foto, cavoli. I'm sorry, sweet pea. This is something I really have to take care of. Don't you worry about me, darling. Oh, okay, stay right here. I'll be back in a jiffy. Mi serve altro tempo. Prova a distrarre Frank. Devo assolutamente controllare i fiori. Che cacchio sta succedendo? Arrivederci. Pensavo non se ne andasse più. Devo sbrigarmi, devo prendere quello che mi serve e squagliarmela prima che mi trascinino. Ok. Cosa deve prendere? Devo trovare la chiave al piano di sopra. Ok. Ne ha una di riserva, non mi dispiacerà se la prendo in prestito un attimo. Le guardie non mi daranno fastidio se mi comporto bene. Ok. E questo spiega un altro concetto che non abbiamo visto la volta scorsa. Devo prenderla là, venire qui, intrufolarmi nella porta, non si può andare al piano di sopra, devo evitare le guardie finché non raggiungo l'ufficio. Ok. Perché in pratica ci sono delle zone rosse sulle porte che una volta superate si entra, diciamo, nella zona di minaccia. Mentre prima ci possiamo muovere liberamente. Il vestito è davvero bellissimo, ok. No, dobbiamo andare, allora. Vediamo intanto, cliccando qui, gli obiettivi. Entra nell'edificio principale. L'edificio principale, io presumo che sia quello lì. Perché... Allora... stiamo muovendo. L'edificio principale è quel... Allora, lì ci si sposa, ok. L'edificio principale... Il cane mi odia, il sentimento reciproco. Allora, vediamo un attimo, perché lui mi parlava di entrare qui. Però... Ah, vedete, qua c'è una conversazione, come vi dicevo. Vorrei averlo sposato io.
Quell'affare con la compagnia di White l'ha reso ricco. Okay. Miss O'Hara, Kate O'Hara siamo noi. Allora, qua si può salire, ma in realtà non lo so. Non lo so, adesso devo capire esattamente dove andare, ma probabilmente era questa. Perché poi, una volta che avremo superato questa missione e altre due, se non sbaglio, si esce ufficialmente dal tutorial e non avremo più suggerimenti. Allora, in alcune missioni Kate può bosseggiare i nemici, ma fai attenzione, se qualcuno ti vede, far scattare l'allarme. Premi il punto control e non pensare a L. Ok, allora, questo qua ci guarda. Questa qui ha la chiave. Ok, ok. Potrei prendere la chiave, ma il tizio sul balcone non toglie gli occhi di dosso. Ok. Vediamo di... Lancia una fiala di profumo, fai starnutire i nemici per... Ok. Proviamo, proviamo. Salvo, eh. Arrivederci. La borseggio, ora che lui non vede. Cioè che poi... Vabbè, la vedono così e vabbè. Allora, devo trovare il momento giusto, eh. Devo trovare ogni momento quello giusto. Allora. Allora, tac. Posteggia, veloce. Ok. L'ho presa. Vediamo un attimo cosa dice qui. Kate ha una scorta illimitata di fiale di profumo. Una fiala acceca temporaneamente tutte le guardie nelle vicinanze, è una delle poche abilità che ha effetto su tutti i tipi di guardie, con il cappotto e il poncio. Infatti il poncio non si distraggono molto facilmente, mentre le altre col cappotto hanno invece una forza fisica superiore, quindi c'è bisogno comunque di stenderli. Allora, io adesso salvo. Dovrei capire come arrivare qua. Voglio capire se posso entrarci o no. Apriamo. Perché vedete, poi qua c'è la zona di allerta, una caserma, quindi all'interno ci sono delle persone. Io adesso apro. Adesso voglio verificare se qua dentro mi vedono o meno. Cioè se posso muovermi liberamente o meno qui dentro. Devo entrare quando nessuno mi vede. Ok, allora vediamo un attimo cosa dice qui. Tac, silenzio. Vediamo cosa dice il suggerimento. Può soltanto stordire, non ha nessuna abilità letale. Inoltre non porta con sé la corda, quindi fai attenzione, le guardie si sveglieranno. Ok. Questo calcio stordisce un nemico a distanza ravvicinata. Ok, la stordiamo. No! Stiamo andando proprio allo sbaraglio. Perché allora c'è una guardia lì che mi guarda e mi vede. Quindi bisogna sistemare prima sta guardia. Scusi, perdoni. Allora, la stordiamo. Andiamo rapidamente. Mi scusi, venga qui. Che bell'uomo che è lei. Tac. E ora apriamo la porta. Vedete che c'è una soglia rossa dopo che ci porta all'interno. Ok, dai, che quello sotto tra poco si riprende, devo assolutamente entrare. Perfetto. Arriva la sposa. Allora, ok, adesso ci possiamo nascondere qua dentro. Vediamo un attimo se qui mi vede qualcuno. Ok, dobbiamo andare lì in ufficio. Allora, vediamo intanto cosa succede. Quello lì non si è svegliato. Chi è stato? Vediamo un attimo, perché lui cercava di entrare. Adesso ho trovato la porta aperta, quindi... Allora, vediamo. Tolgo il puntatore perché... No. Vabbè, intanto quello lì... I due lì sono abbastanza inquieti. Potrei... Allora, quei due lì hanno bisogno di essere... mannaggia, lei è utile in combinazione con qualcuno magari di letale. Allora, intanto abbiamo la chiave, dobbiamo entrare qua dentro. Quindi dobbiamo capire. Io faccio un save adesso, giusto così per vedere. Allora... Questo adesso guarda di là, quindi io salto fuori, lo stordisco. Stordisco... No, questo li posso passare tranquillamente dietro, che non c'è problema. Ed entrare qua dentro. Perfetto, dovrei avercela fatta.
Perfetto, con tasto H vediamo tutto quello con cui possiamo interagire. Ok, conto. Nell'armadio, nell'armadio. Ha animato veramente bene, devo dire. Ci punta fuori il vestito. Vediamo un attimo cosa ci nasconde questo sindaco. O almeno è il sindaco. Vediamo. No, eccolo qua il sindaco. Vedo che hai trovato il mio ufficio. No, ok, a lui è il sindaco, giusto col cilindro. Ok. Il rinfresco, le decorazioni, tutti quei parenti. Vediamo di concludere. Ho un treno da prendere. Vediamo un po' che affari loschi stanno facendo sti qua. Dammi solo un attimo. A Flagstone, ieri. Abbiamo fatto casino noi, infatti. Mr. Divide non sia molto contento. Ok. Divide non c'è. Chissà se sarebbe contento di come sono rimaste in sospeso le cose. Ci sono questioni più urgenti a New Orleans? Forse è meglio che torni a occuparti del matrimonio, Higgins. Ok, ci ha dato dei soldi, lui gli ha dato delle carte. Non vorrei che la sposa si innervosisse. Ne avrebbe tutte le ragioni. Scusami. Non penso sarebbe felice di scoprire che ha venduto il ranch della sua famiglia. Non c'è bisogno che lo scopra fin dopo il matrimonio, no? Non credo che farebbe molta differenza in fin dei conti. Goditi il matrimonio. Aspetta un attimo. Deve farsi un goccio. Vabbè. Vabbè. Belle queste scene animate. No, no. Ok, e intanto arriviamo noi altri. Quindi vediamo gli altri due personaggi. Queste, ripeto, sono scene che se non le avete viste da altri, insomma, non si sono mai viste perché hanno rilasciato solo le prime tre missioni finora, anche come demo, come video gameplay, insomma, che si trovano in giro. Ah, qua siamo proprio all'entrata. Poi è un mistero il fatto per cui stiamo andando qui, quindi dobbiamo capire. Seguirò quello per me. Piccherò, da lì in poi dovrò improvvisare. Non mi sembra un gran piano, amico. Ok, perché in pratica Cooper, John Cooper, è quello più agile dei due. Quindi lui, Hector, non può arrampicarsi. Ok, quindi controlliamo solo lui. Sì, solo lui. Salva. Scusi, buon uomo. Si può? Sì, qua vedete ci si può muovere liberamente, poi a un certo punto, quando ci si avvicina, vedete che c'è questa linea rossa e all'interno di quella zona lì non siamo più ben voluti, insomma, anche da qui in poi non dobbiamo nasconderci, perché fuori possiamo fare quello che vogliamo a patto che non iniziamo a sparare, insomma, a fare cose strane, ci hanno già visto. Fantastico. Mi hanno già sgamato. Salve, buon uomo. Che poi, non avendo silenziatori, anche con le pistole, non è che possiamo fare granché. Allora, chinati. Ok, vediamo un attimo se qui mi vede qualcuno. No. Fino qui? No. Quindi posso andare alla siepe. Abbastanza tranquillo. No, stoppati. Vedete qua che fin qua posso andare. Però adesso si è girato di là. Quindi mi muovo qui, mi muovo all'interno della siepe. Ok. Pistolero, gli posso passare alle spalle non appena il tizio lì. Io metto la visuale qua in modo che tengo d'occhio quando stanno guardando qui.
Nessuno sta guardando qua. Io adesso salvo, probabilmente mi vedranno ora. Sì, infatti. Ok. Non sono poi una cima in sti giochi. Allora. Ok, è andato via adesso. Però il tizio lì continua a guardare di qua. Dovrei fare una corsa. Però no, ma si distrarrà quello. Adesso io gli butto una moneta qua. Ok. Ok, quindi si può scendere di qua. Vediamo un po' con H le interazioni che ci sono. Sì, si può scendere. Possiamo fare il giro. Si sale da lì. Ma dove dobbiamo andare in realtà? Entra nell'edificio principale di nuovo, eh sì. Che è questo. Perché noi eravamo andati lì. Sì, ok. Dovremmo farcela. Sì, spero. Spero. Allora, ok, adesso facciamo un save, scendiamo. Tanto dovremmo farcela qua. Senza troppi problemi perché ci sono. No, è proprio bello perché ci sono. Ecco, adesso questo ci ha visto. Fantastico. Proprio bello perché ci sono appunto delle meccaniche che non voglio poi adesso pubblicizzare in altri giochi, però insomma mi hanno ricordato molto Hitman e io ho sempre sognato un gioco del genere, ma con le meccaniche di Hitman. Allora. Ora, il pistolero mi guarda costantemente, quindi dovrei distrarlo usando le monete, sono limitate, vanno solo a tempo. Ok, è giunto il momento. Via. Ok, H, posso nascondermi qui dentro. Ok, ho visto la moneta, adesso una volta uscito da qui dovrei essere abbastanza al sicuro. Non mi ricordo mai di ruotarla visuale. Soprattutto mi trovo un po' in difficoltà quando ci sono ambienti molto stretti, molto ravvicinati, a tenere d'occhio tutto con questa visuale. Perché ci sono vari controlli, si adatta molto bene al controller. Ma sarebbe stato secondo me più comodo usare WASD per muovere invece che le frecce direzionali o il mouse. E invece che Alt, magari usare un tasto destro. Il tasto destro invece qua è usato per spiare che cosa stanno guardando. Allora, in pratica. Quello lì mi dà le spalle ogni tanto, ma sto qua dorme. No, non dorme, sta guardando benissimo quello che sta succedendo, quindi no buono, no buono. Dovrei, adesso risalvo, dovrei buttare una monetina per distrarre il tizio, mentre lì non c'è nessuno. Però non è neanche detto che io ce la faccia. Devo uscire allo scoperto, ma lui mi vede. Gliela butto di là invece. Ok, così lui poi non mi vede. Va bene. Appena si volta, ok, gli lancio la monetina. Ok, quello muore lì e direi che non ci sono troppi problemi perché spero non lo veda nessuno. Il problema è che il coltello ci è rimasto su. Aspetta, vediamo se riusciamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Eh no, dobbiamo fare il giro da lì. Vabbè, niente, niente, il. Quello lì adesso ci pensiamo. Ok, adesso è giunto il momento. Ok, lo distraiamo poi, lo eliminiamo e andiamo a ripigliarci il coltello perché. Perché potrebbe essere un problema. Le pistole non ha senso in un posto del genere usarle. Allora, lancio la monetina lì dietro. Ok, lo leggo e lo nascondo nella siepe. Perfetto. Allora adesso bisogna andare a recuperare. Vediamo se qualcuno mi vede qui. Quello, potrebbe essere un problema. Stanno anche discutendo, stanno dicendo delle cose probabilmente anche interessanti. Però forse ce la dovrei fare passando. Qui. No, infatti, infatti, ce la faccio. Ce la faccio, ma non ce la faccio perché devo distrarli. Vediamo se riesco a lanciare una moneta. Qui. Ok, è giunto il momento giusto. Ok, prendi. Prendo il corpo. No, 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 no. Salta giù, salta giù. È quasi, dai. Dai, dai. Poi non escludo nemmeno di farci una live prossimamente perché
Mi sta piacendo questo gioco. Allora, di qua si va. Li distraiamo con la moneta, come già detto. Li butto di là, così la sentono entrambi. Allora, prendo il coltello. Questo qua non dà molto fastidio, quindi potrei anche... Eccolo lì. No, ho preso il coltello, ma in realtà dovrei andarmene subito. Allora, metto qua. Ok. Lo fa proprio veloce. Butto lì. Si girano subito. Recupero il coltello. Torno fuori. Mi nascondo qui. Ok, perfetto. A te che anche il dettaglio sui tavoli, insomma, è bello, bello, bello. Allora, vediamo un attimo. Questo qua sta guardando di qua e non mi vede eventualmente se io dovessi tornare da questa. Quindi io salvo. Metto la visuale, poi si dovrebbe darmi un po' di immagine qui. Salve. Non so se i civili poi vedendomi... Vedete qua c'è un sasso, si può far cadere dopo. Non so se servirà poi in futuro per creare un diversivo o qualcosa del genere. Ma vediamo, adesso io scusate signore, io mi metto qui e rifletto sul senso della mia vita. Allora, voglio vedere se qualcuno mi vede qui. Direi di no, io salvo e andiamo. Scusi, signore. Mi perdoni. Posso salire sul tetto? E si può scendere di là? Vabbè, ma vediamo, magari si può entrare anche da qua, no? Ah, ma non è questo il luogo, è questo qua. Quindi direi che saliamo, vediamo. Se ho messo una scala ci sarà poi un motivo, no? Diamo un'occhiata a cosa c'è qua. Ah sì, ho capito, ho capito, ho capito. Si salta qui. Si salta qui, si va sul tetto. Ok, allora vediamo un attimo. Vediamo. Allora, attack. No, 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 no. Torna su. C'è quel... Non si salta giù. Però scusate, c'è una siepe. Si entra da lì, eh. Si entra da lì. Però io credo che potremmo anche pensare. Nemici con poncio. Adesso io salvo da qua dal tetto. Voglio vedere se riesco a ucciderlo così. Salto giù. No, non voglio questa visuale qua. Prendilo, prendilo. Buttalo qui. Ok, no, no, ma non... Mannaggia, ho attivato la modalità quella lì, ma... Allora, vediamo un attimo. Ci sono, adesso. La visuale, vedete, non va molto indietro, quindi dovete essere tattici. Allora, si può entrare da qui, che c'è un'entrata lì. Possiamo, spoilerandoci tutto, entrare da qui, che è da dove è entrata... No, 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 no. Da qui, che è da dove è entrata l'altra. Che mi sembra la soluzione migliore, perché alla fine sappiamo già cosa c'è lì dentro. Ci autospoileriamo le cose, facciamo un metaplay. Allora, voglio dare un'occhiata qua, se mi sta vedendo qualcuno. Proviamo. Il poveretto che prima è stato steso, probabilmente adesso ci lascerà le piume definitivamente, perché... Allora, il coltello lo abbiamo. Allora, apriamo il portone, che è stato aperto, ovviamente. Prima... Ci nascondiamo qui. Sta arrivando qualcuno? No? Ok, allora direi che il primo lo accoltelliamo così. Scusi, nulla di personale, ma diciamo che affari buoni qua, poi spesso ci si smena parecchio. Poi ce ne sono altri due, ce n'è uno lì e uno qui. Allora, intanto un save. Tanto i corpi sono tutti nascosti, quindi salvo abbastanza tranquillamente. Poi non c'è bisogno di spargimenti di sangue. Quello che dice lui. Sì, in effetti. E quello lì invece l'abbiamo graziato prima, lo graziamo anche ora, dai. Tanto non è neanche eccessivamente difficile questa parte di gioco, devo dire. Allora, no, no, non mi ricordo più qual era il tasto per W, per stenderlo. Mannaggia, com'è il tasto? On my way. Well, I see you again.
No, ho urlato. Non mi ricordo più il tasto, mannaggia, me l'ha detto l'altra volta. Vabbè, allora, scusate, adesso andiamo sui controlli. Voglio vedere com'è. Y. Credo fosse. Sì, infatti. Niente, facciamolo allora come diceva. Come diceva, non ne ha colpa alla fine. Vediamo. Perché poi per fare le stelline, per i distintivi, dobbiamo fare tutto quasi alla perfezione. Diventa bello perché già l'ambientazione di il gameplay di Shadow Tactics era stupendo. Qua. E a parte l'ambientazione diversa, può piacere o non piacere, ma è un'evoluzione del gioco. Ok. Spero non mi veda adesso che mi devo salire in piedi. Scusi, veloce, 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 che ci vedono. Ok, dentro lì. Perfetto. Salvo. E adesso entriamo. Allora, Alt, rotazione della visuale. Aspetta, fermi tutti. Ecco qua dove eravamo prima. Adesso. Allora, mi hanno visto. Andiamo, 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 andiamo. Apriamo la porta. Allora, quello lì lo facciamo saltare subito. Posso nasconderlo qui dentro? Sì. E ho dovuto ucciderlo, mi spiace, ha avuto la grazia. Vedete qua la visuale. Ok, no, va abbastanza bene, dai. Allora, si può andare a uccidere uno dei due. Vediamo, vediamo un attimo. Tanto quello lì non è un problema. Il problema è questo. Che potrei attirare lanciando la monetina. Perché adesso sono due, ma in realtà non serve. Adesso andiamo, vediamo se ce la facciamo. Entrando qui. Ok. Adesso viene il bello. Vediamo cosa succede. Now calm down, will you? Time's wasting. You really still think I was going to marry you? Enjoy your wedding. Not so fast. You have no idea how much I've invested in this. You will marry me today. You're going to play the good little wife. And I bet you'll forget all about your old life after you pop out a few children. Interessante. Adesso arrivo anch'io con la pistola. Facciamo il buono, il brutto e il cattivo. No, non ce n'è stato bisogno. Non è una saggia idea se qualcuno spara. Caso chiuso. Lei aveva la chiave. Adesso ci manca di conoscere soltanto, se non ricordo male, l'altra donna del gruppo,
che è quella che, diciamo, avvelena le menti. È la cosa un po' più esoterica di tutta l'avventura. Se non ti dispiace, possiamo parlare mentre andiamo, non c'è modo di passare, almeno senza armi di un certo calibro. Sì, infatti, questa è una scena vista già nei trailer, dove si va a usare la mitraglia. È un regalo di matrimonio, niente domande. A ogni modo, non credo di poter andare lontano con questo vestito. Facciamo una visita a quella cameriera, dove posso rubarle i vestiti e confondermi tra la folla. Fantastico, fantastico, davvero. Va bene, ma non credo. O'Hara, Kate O'Hara. Lo prendo come un complimento. Mister, io sono Mr. Cooper. John Cooper. Eccezionale, eccezionale. Bene, ragazzi, io chiudo qui questo gameplay. Se vi interessa, vi faccio vedere anche la seconda parte dell'avventura. E per intanto vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.